14 maggio 1916. Freddy fu mandato sulla Somme, mentre il reggimento di Emil si acquartierò vicino a un villaggio su una collina. Il villaggio si chiamava Vaucouas. Là il conflitto si combatteva sottoterra. Rintanati nelle loro trincee, gli eserciti scavavano tunnel e gallerie. La guerra sotterranea era iniziata. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Area. Eccoci qui di nuovo con Valiant Arts. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Oh, mi scusi, buonanotte. Che vado ad aiutare i minatori, certo. Noi qua facciamo di tutto: cuochi, minatori, artiglieri, qualunque cosa possibile. Lei mi dice qualcosa? No, posso andare? Non è vero. Allora, lei entra lì. Buon uomo. O buon cane. Ormai è come un uomo il nostro cane. È dall'altro lato, quindi proprio. Una palata. Andiamo, andiamo. Ok, devo andare giù, va bene. Vaucouas è la guerra di miniera. Sotto la collina di Vaucouas, a ovest di Verdun, si combatté una guerra sotterranea. Entrambi gli eserciti scavarono tunnel su tunnel per sabotare le operazioni nemiche, al punto che i genieri finirono talvolta per trovarsi a pochi centimetri di distanza. Inoltre l'impiego di trivelle pneumatiche e la realizzazione di sistemi di ventilazione permise di scavare ancora più in profondità. L'uso complessivo di ben 500 tonnellate di TNT durante gli scavi cambiò radicalmente l'aspetto della collina. Ok, va bene, vado giù. Non ti incazzare. Dall'altro lato, scommetto. Va bene. Là però c'è del vino che potrebbe servirmi. Ma per adesso continuiamo qui. Allora, l'SOS è lì. Allora io vado da questa... Aia. Occhio alle bombe. Come non detto. No, in realtà pensavo non esplodesse camminandoci solamente. Salvo io. No, ti salva il cane. Aspetta, prendimi anche il barattolo, che così facciamo esplodere. Qua. No. Vieni qua. Grazie. Grandissimo. Lei se le serve una mano, no? No, me lo ridi a me. Scusi. Facciamo un po' di pulizia da quest'altro lato. Occhio. Qua non c'è niente, no? Ok. Io scendo qui. Questo dorme. Facciamo esplodere tutto. Che fa muore così. Qua non c'è niente. Allora lì non possiamo andare per il momento. Ok, quello è esploso, va bene. Le do una mano io. T'ho salvato, eh. Va bene, anche un grazie, però. Ah, là dobbiamo lanciare la dinamite. Va bene. No, non ci posso mandare il cane. Ma se faccio direttamente io così, scusate. Tanto vale che... Ok. Ah no, è bastato uno. Ok, perfetto. Aspetta, cagnolino, arrivo. Da un attimo la raggiungo. Allora, prima di entrare lì andiamo a vedere se questo qua ci... Ok, forse non è il caso. Qua dove andiamo? Aspetta. Ok, là poi ci dovremo andare in qualche modo. O magari facendo una cosa tecnico-tattica, tipo... Così, perfetto. Veloce. Spero che prenda fuoco. Invece no. Fa quello che deve fare. No, qua. Cane? Dovrebbe andare lì, per favore. Ok. Perfetto. Adesso possiamo accendere la dinamite. No, vabbè, già ce l'ho.
Allora famo che una la porto qui. Credo ci sia qualcosa anche lì, non è vero. Questa non mi serve più. Abbiamo capito che ecco, era meglio che non la facciamo saltare. Altro lato. Un po' meno. Così. Ok, perfetto. Cosa ha preso? Cavo telefonico. I cavi telefonici in origine erano composti da un solo filo, ma questo ne riduceva la sicurezza. Alle unità speciali che spiavano le conversazioni bastava collegarsi al filo singolo per ascoltare indisturbati. Per ovviare al problema gli ingegneri introdussero un sistema a due fili che rendeva la vita molto più difficile alle spie nemiche. Va bene. Dobbiamo fare una cosa velocissima. Ok, perfetto. Ho capito, stiamo a salvare tutto noi l'esercito. Tu se ne va quello lì con calma. Aspetta, qua c'è qualcosa che non si vedeva. No, cos'è? Ah, è sempre il nostro. Perfetto. Andiamo, questo lo facciamo prendere al cane. Andiamo qua. Sì, poi iniziamo anche a perderci qua nelle miniere. Stiamo freschi. Il cagnolino troverà la sua strada. Perfetto. Mi dispiace per lei, ma mi sa che qua facciamo saltare tutto, fratello. No, no, che fai? Non ti arrampicare, vai. Ah, tutto a posto, ok. Momento, prima che... Cosa c'è? Scava. Grandissimo. Il bollettino del quartier generale. Il quartier generale diramava quotidianamente un bollettino per tenere informati la stampa e i soldati. Questo divenne ben presto uno strumento di propaganda usato dai generali per manipolare le informazioni divulgate alle truppe. Vai. Un momento. Ok. Allora, qua possiamo scavare, qua non possiamo andare presumibilmente, ok. Lo so che è lì, ma non qua dobbiamo scavare. Panico. Qua c'è qualcosa da prendere. Pastiglie per la gola. Confezione di pastiglie per la gola. I soldati esposti ai gas avevano le vie aeree irritate, quindi succhiavano queste pastiglie per alleviare il dolore. Di tutto, ok. E il canarino però è ancora vivo, quindi significa che l'aria non è poi così irrespirabile, più o meno. Aspetta. È uscito qualcosa sul canarino? No? No, no. Bello, vabbè. Vabbè, adesso c'è aria. Un momento, lei è proprio morto, eh? Vabbè. Capito, non è che la posso tirare una dinamite sulle gengive, vorrei però. Qui non c'è niente, no? No. Ok, andiamoci a occupare anche di quest'altro soldato. Su tutto. Momento, arrivo. No. Ah, aspetta. Ma il cane può fare qualcosa? Tipo lo aggancia? Vai! Ah, ok, proprio lo stacco. Perfetto. So che è dell'altro esercito, ma noi... siamo... lo so che non puoi andare, ma... come avevano detto, ci... spesso si trovavano due eserciti pochi centimetri l'uno dall'altro. Vai tu. Perfetto. Vado. Lo scava per tutti qua, un esercito e un altro. Che stiamo a fare? Lo sfruttamento del nostro Emil. Vado io. Vai. Grazie. Beh, ci mancherebbe. Ah, poi gli devo dare una mano. Aspetta che te lo rimando. Prego.
Devo dare una mano, eh. Vabbè, dai, siamo generosi un po' con tutti. Aspetta. Credo ci serviva per forza la mano del tipo. Quello. Qua non si può scavare. sì, ma... No, no. Ho aiutato il vostro amico. Grazie, grazie. Ma tutto io devo fare i mortacci vostri. Che cos'è? Datemi un po' da fa, piove anche. Che cos'è? Devo andare su? Non è vero. Da qua. Devo andare là. Ma lei non mi dice proprio niente? Ah no, non mi dice niente. Però aspettate, vado da quest'altro lato che... qua. Allora io cado sicuramente, quindi... Non puoi saltare. A quanto pare no. Va bene, proviamo qui. Qua non c'è niente. Si sa mai, noi andiamo sempre a controllare. Salve. Aspetta. Piastrina britannica del 1915. Le forze armate britanniche cambiarono le piastrine nel corso della guerra. All'inizio infatti erano singoli dischi di alluminio, ma dato il gran numero di volontari arruolati la produzione non teneva il passo. Si passò quindi a dischi di amianto vulcanizzato rosso, dapprima singoli e poi a partire dal 1916 doppi per facilitare l'identificazione dei cadaveri. Sì, ma come faccio? Scusi, le prendo in prestito un po' di vino. Non credo funzioni tirando. Invece sì. Perfetto. Salve, sapete che sopra ci sono dei tedeschi? So che vi devo aiutare dall'altro lato, ma se magari... Ah, qua può entrare il cane. Venga qui. Dov'è il cagnolino? Dov'è? E che cos'è? Venga. Serve una mano. Vada lì. Ok. Mi segua. Così mi riporta quella lì, perfetto. Non c'è niente da fare, no. Venga qui. Serve dell'attrezzatura, quindi sicuramente quello si qua. Vai. Perfetto. Bravissimo, bravissimo. Andiamo, andiamo. Adesso ve lo porto il carrellino, state calmi. Abbiate pazienza. Sono uno solo, voi non è che state a lavorare poi così tanto, quindi. Chi scava sopra, chi scava sotto. Qua ci siamo andati, sì. Andiamo qui. Infatti comunque ci serviva questa. Abbiamo fatto bene un momento perché lì c'è qualcosa da prendere, quindi scavalchiamo, non è vero, non c'è bisogno neanche di scavalcare. Lanterna da trincea, una lanterna pieghevole che si poteva trasportare nello zaino. I soldati mettevano al suo interno una candela che così era protetta dal vento. Perfetto. Portiamo anche il carrellino. Giovane, non me la dà una mano, fai finta di niente, girati dall'altro lato, che qua il nostro amico si sta spaccando la schiena per tutto. Tanto qua hanno attrezzato la dinamite, mi sa che succede un macello sopra tedeschi, sotto francesi. Vedo che vi siete attrezzati bene, ecco il carrellino. Ah, proprio. Ah, però. Ah.
Gli ufficiali francesi erano orgogliosi delle pesanti perdite inflitte al nemico. Émile furibondo rifiutò ogni decorazione per ciò che considerava un atto di codardia. Émile e Freddy però erano felici di aver strappato il padre di Anna dalle grinfie del barone von Dorf. Le sue scoperte non sarebbero più servite a sterminare soldati. Dato che le buone notizie scarseggiavano, vollero godersi il momento. Ma Anna li informò della tragedia. Carl era stato ucciso mentre fuggiva dal campo di prigionia. Informato della sua morte, Émile fu sconvolto dal dolore. Ok ragazzi, allora io direi momento di salutarci qui, ci vediamo con il prossimo episodio di Valiant Earth, mi raccomando commentate, fatemi sapere la vostra, se potete condividete i video e ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.